Salve a tutti ragazzi, riprendiamo allora da dove ci eravamo lasciati. Abbiamo preso, che qua pensavo che ci fosse almeno la grazia per riposarci e sfruttare la coppa là che abbiamo preso per potenziare l'efficacia delle nostre boccette, ma qui non c'è un cazzo di niente. C'è un Chiesa degli Echi Tempesta e non c'è il punto di salvataggio. Io veramente sto gioco a volte dico: ma come cazzo è possibile che da qua a scendere tutto qua sotto non c'è un punto di grazia? Sì, è vero che ci sono questi due, però cazzo, io sono sceso da qua, da quest'albero qua sotto, tutto qua. Ah, c'è quest'altro qua, però ci collega qui? No, perché qua è chiuso, mi sa. E poi questo è quello che ci fa entrare qua dentro. C'è un'altra stradina pure qua sotto, chissà se. Vabbè, io mo so de sopra, non me ne può fregare di meno, però. Anche perché, infatti, anche questo, noi siamo sopra. E l'altro punto di salvataggio è sotto. Il punto di salvataggio è sotto, eh. Eccolo là. È in fondo là. Lo vedo io da qua, voi forse non lo vedete, no? È proprio là sotto quel puntino. Ma eccolo là, si vede un puntino luminoso. Quindi dalla parte di sotto non c'entra un cazzo a venire sopra. Qua sopra ci doveva sta pure un punto di grazia. Anche perché prendendo la coppetta qua, io la devo utilizzare sta coppetta. Dove la utilizzo se non c'è il punto di grazia? Mi devo fare pure il livello, abbiamo 100 e passamila anime, e poi possiamo andare pure dal drago e morire in pace, perché tanto l'unica cosa che mi dispiace è perdere la runa. Ma noi vediamo, evochiamo di nuovo amichetto nostro, se ci dà una mano. Ciao cavaliere, sono tornato e mi dispiace, te devo ammazzare di nuovo. Ok. Elmo da cavaliere, sì, già ce l'abbiamo, ma tanto noi non ne usiamo elmi. Grazie, spighe di grano. Ma manco la statua di Marika c'è? È impossibile, cazzo. C'è un boss qua, c'è un drago antico, Cristo santo. Ci deve essere per forza un salvataggio, una statua, qualcosa. Come faccio io con questo se mi toglie davanti? Che è un'altra cosa là che ho lasciato? Quante belle rune che troviamo! Rune a gogo per i livelli. Eppure per potenziare le cenerelle. E bastarda di merda! Vieni qua! Prima mi hai attaccato e io mo ti massacro sempre. Allora, salvataggio non ce n'è. Statua di Marika non è apparsa. Io devo salire sopra. Uscirà sto drago. A proposito, dove cazzo era? Qua sopra? O là sopra? Là ci sono pure i soldati. La spada, io qua mi ricordo. Ah, eccolo là, cazzo, quant'è, mi fa paura. È vero che ne ho ammazzati tanti di draghi, ma quello, cazzo, fa proprio paura. Ma scusate,
E non ho perso fiducia, però. Allora, là c'è qualcos'altro. Il drago dove cazzo l'ho lasciato? I fulmini. Dov'è il drago? Ah, è là. Qua c'è qualcos'altro. Oh cazzo! No, no, aspetta, sta buono. Ma aspetta. Aspetta un attimo. Se sta tutta fermo là un attimo. Stai lì? Non ti muove? Che forse abbiamo fregato. È uno spettacolo se rimane fermo. Quale cazzo era questo? Arco di corno 75-22. Questo fa pure danni magia. 125-55-130. La distanza gittata, qual era questo? 55. Non scappa! Non scappa! È rimasto bloccato, eh! Tacci tua. Che ma lo prende? Prendo. No, mo non l'ho preso. Cazzo, quanto cazzo di fuoco sputi! Mi devo mettere qua. Non scappa. No, se n'è andato. Sì, ma fa una marea di fiamme. Come cazzo faccio? Che vuoi? Che cazzo vuoi? Mi viene a rompere i coglioni. Vedi che c'ho da fa. C'è un drago da affrontare, vieni tu. Sì, ma io. Non c'è la statua di Marica, non c'è il punto di salvataggio, è assurdo. Se io qua questo mi ammazza, da dove mi fa ripartire? Andate a fanculo. E quello è il punto di salvataggio. Ah, forse è quello là che già c'avevo. Ma poi posso salire qua. Sì, ok, allora va bene, dai. Eccolo qua. Ok, va benissimo, ci facciamo il livellino. Manca mille.
cosa seleziona? 12. No, 1000. Questo sono 200. 2000. Facciamo così. 1200. Nuovo livello. Allora, con la destrezza se aumentiamo benissimo. E infatti la devo portare a 40. Ok, va bene. Mo se moriamo ripartiamo da qua. Ave Maria con sto drago. C'è un denaro pure qua. Cazzo. Vabbè, che dite, facciamo prima il drago, no? Poi ci andiamo là. Attacci. Andatevene a fanculo tutti e due. Bastardo. Volevo dire, il drago, sì, però non mi fa evocare. Sto sempre cercando se c'è un'altra statua demarica qua, eh. No, non compare. Ragazzi, assurdo. Nella chiesa non c'è niente. Il salvataggio, cose. E lì c'è da andare. Qua c'è il drago, non mi dà un cazzo di niente. Da dove siamo saliti? Sti cazzi fulmine di merda. È un altro problema qua, combattere qua con sto drago, con sti fulmini. Mi sto girando attorno proprio. Ma uscirà sicuramente. Lo senti? Eccolo là. Ah, me lo fai che...
Rimiere, dove cazzo stai? Bravo, dai, il tadatta da fa. Figlio di puttana. No! Ma vaffanculo! Lo sapevo io. Ma vaffanguazzo, una fiammata ci ha disintegrato, però gli facciamo danni, gli facciamo male. È battibile, è battibile. No, però per evocare a quello devo sprecare un'altra runa, cazzo, se sapevo veramente. Mi sono dimenticato. Dovevo fare. Ah, cosa là? Allora, le rune sono qua. Sto drago lo devo massacrare. È battibilissimo. Non è difficile, lo so, le anime. Sta arrivando il drago. Ma non è uscito. Non è uscito, perché? Troppo veloce sono stato? Non c'era statua di mare, che assurdo. La bossa. Ehi, lo vedi sta puttana di merda. Ma solo quella con le corna forse ci attacca, sai? Ma per non saper leggere e scrivere, ammazzo tutte. Oh, ma sto drago che fine ha fatto? No, non esce più. Non è possibile. Ma siamo di giorno, forse era notte e non esce. Ma mi sta prendendo per il culo. Non ci credo, non esce. Mattino siamo. Scusa, ma non era mattino pure prima?
Atrago! Sto qua, pezzo di merda, vieni! Cioè, ma cose da... Prima ho fatto così, sono arrivato qua. Ero per i cazzi miei, è arrivato dal cielo come... E mo non viene più. Cazzo, non è che era solo un tentativo. No, non è possibile, dai, non è possibile, cazzo, dai, no. No, non è possibile che me l'ha fatto perdere, lo voglio battere. Facciamo passare... Siamo di giorno. E che cazzo, non è possibile veramente. È una delusione se non c'è più. Accelera il tempo. Fino a mezzogiorno, vediamo. Non era notte. Era sempre giorno, non era notte. Ed è uscito. Cazzo, se era solo un tentativo ce lo siamo giocato, perché a sto punto mi potevo stare pure una serata a sparargli le frecce e l'avrei ammazzato. Lo lasciavo qui bloccato. Ci potevo mettere pure un'ora, però l'ammazzavo. Invece mo così. Eccolo. Ma che cazzo? Ma lo punti da un'altra parte? Le miere. Fuoco. No, l'ha sfondata alle miere. Ah, ma a proposito. Sì, ma ti devi far prendere però. Dove sta l'amico mio? Lì miei. Vaffanculo. Sì, ma non è come gli altri draghi, non lo punta nelle gambe. Guarda sto pezzo di merda, mi va a prendere gli animali. Addio, morti. Va, puntato, niente, non lo becco. Vabbè, toglie sto lock. Togli sto cazzo di lock. Maledizione, fulmini, fuoco, tutto c'ha. È morto il liniero. Siamo morti. Sì, ma il problema è che non lo punta. Non lo punta.
Cioè, il loccato gli prende la testa e sotto la pancia. Io pure se sono sotto, non, tipo, non ci arrivo. Se lo prendesse, cioè, con tutti i vuoti che ho fatto, doveva essere già morto lui. Comunque se fa, se fa. Se fa sto pezzo di merda, se fa. Gli ho dato pure due o tre colpi senza magia. C'è da andare là dentro pure, cazzo. La registrazione solo per battere a sto figlio della mignotta adesso. Mi puntava gli animali, sto testa de cazzo, vieni qua. Dai, drago, fatti rivedere. Lo sta sto figlio della mignotta. Vediamo se dal cazzo ste bestie me le va a puntare. Sì, ma drago, arriva, dagli, datta una mossa. Mattino, ma che cazzo, mi sono dimenticato di mandare avanti il tempo, per questo non scende. Niente. Mi sono dimenticato. Porca di quella troia. Il signore una mattina dorme, capito? A mezzogiorno si presenta. Comunque è pazzesco che mi fa fare tutto sto giro di merda. Ma non è che c'è qua magari un punto luce, no? Ma no, nemmeno. No, va bene, altro boss. No, cosa mi serve per il drago? A te te sfondo io. Cazzo! Figlio di puttana. Ma vaffanculo, va.
E qua, ah, ma questo è sempre quello là. T'ho già ammazzato una volta, ti massacro di nuovo, vaffanculo. Coltello nero. Un'arma. Ok, e qua c'era un altro boss. E solo siamo lavati dai piedi. Mo aprendo qua ci sarà il coso di salvataggio, no? Te fa scendere sotto e sarà sotto. E che cazzo vaffanculo, poi lo faccio. Vediamo che cosa. Ah, manco me lo dici. Sì, ma comunque questa è una tomba. E vabbè, però sai che fa? Scendo, salvo. Almeno poi mi ci teletrasporto direttamente. E poi ci dedichiamo al draghetto nostro. Questa è una tomba. Tomba dell'eroe beato. C'è qualcosa da raccattare. Riposate. E poi vediamo qua. Mo ce ne andiamo. 12.684. Ci ha dato poche anime quello là, eh. Che c'è qua? Le ombre si bagnano di luce e rivelano i punti deboli. Le ombre si bagnano nei punti deboli. Questa sarà una zona proprio de merda, ma già lo so. Se vediamo dopo. E mo c'ho da far sopra con quel drago bastardo. No, mo mi devo riteletrasportare là, visto che qua non c'è niente. Quindi tomba dell'eroe beato, boh, lo facciamo. E dove cazzo era? Qua. E qua eravamo, no? Tarda mattinata, dovrebbe uscire lo stesso, o mezzogiorno, tarda mattinata. E vaffanculo, andatevene. No, non mi dire che non arrivi manco in tarda mattinata, per forza a mezzogiorno. Ma Cristo santo. No, eccolo. Figlio di puttana. Hai capito che arma che ha? Me l'ha sfondato! No, mi ha sfondato al limiere con quella mossa là, con un colpo solo. Prendila in testa. No, vabbè.
Vedi che il danno glielo famo, però se non lo punta, io che ci posso fare? Guarda là, va. Dove sta? Togli sto blocco di merda. La liscia si è messa a volare. Stai fermo. Scendi, 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 che facciamo il giochino, va. Vediamo se... No, è passato. Non glielo posso far giochi. Eh no, Cristo santissimo! Vieni qua, fatti prendere! Dove andò? Oh no 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 no! Madonna santa, che potenza che ha sta botta di culo! L'ho lisciato! Ma daffanculo, fatti prendere che sei morto! No! Ma vaffanculo, guarda là! Prendilo! Niente, siamo morti. Beh, prendilo, cazzo! No! Guarda là! Dov'è? No, 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 non ci credo! Non ci credo, gli mancava pochissimo. Che cazzo è? Mannaggia la puttana! Ma tu pensa. Grazie, mi avete aiutato. Bellissimo, una botta di culo almeno. Sì, ma se gli è ritornata tutta la vita, no, Esci di qua, va, l'animale punta. È morto! È morto sto pezzo di merda! 60.000 anime! Falcione! Mamma mia, l'arma sua ci ha dato! Sì, ma ci vorrà una potenza di... allucinante! Una botta gli mancava, è andata proprio di lusso! Dove sta il falcione? Fede 40. Domani.
che incanala i poteri dell'antico drago, crea un falcione di saetta rossa e spazza l'aria dall'alto. Questo attacco rilascia code di fulmine. Era la sorella di Forzi, dice che abbia preso la forma di un'umana per entrare in contatto con i cavalieri come sacerdotessa dell'antico culto draconico. Mamma mia, mi ha ammazzato a coso là, alle mie ceneri, solo con una botta di quella. Per chi è mago, ragazzi, che fa una build intelligenza fede e arcana, questo è una potenza. Costa pure 35 di più, manco tanto. Ok. Bah, io non lo so sti montoni. Quindi, niente, allora questo abbiamo fatto. Possiamo andare adesso alla catacomba. Se possiamo fare alla tomba. Facciamo la tomba, gli diamo un'occhiata, vediamo com'è. Ok, riposate, vediamo quanta animella ci abbiamo. 74.000, ne manca 30.000. Vediamo, tipo questa qua, no? Ah, 12.500, pensavo di più. 86.500, e mo sono obbligato. Quazzo 14.000. Usale tutte. Le rune non vanno conservate, vanno usate, ragazzi, c'è poco da fare. Siamo arrivati? No. 106.000. Te pareva, beh, spiccioli, guarda là, va. 560 ne manca. Vabbè, a posto. Nuovo livello, allora 93, 96, almeno pure senza il potenziamento posso evocare all'amico mio, perché se no ogni volta dovevo perdere le rune, quello là ci vuole 95, quindi pure senza rune adesso me lo posso evocare, perché le rune vanno usate con cautela. Questo talismano del seme Gremisi, questo è per la vita. Sicuramente aumenta il recupero dei PV da ampolle di lacrime. Aumenta il recupero PV da ampolle. Ah, ci potenzia ancora di più l'ampolla, l'efficacia dell'ampolla. Questo incrementa notevolmente i PV massimi invece.
Ma io non posso mettere niente perché quello che ho va bene, ci cioè aumenta la forza, aumentano talmente tutti gli attributi praticamente, però ci fa prendere più danni e questo mi serve perché se lo tolgo cioè il fulmine proprio va a terra con tutte le quindi devo stare per forza così. Mo il problema è qua sto enigma qua che dice: le ombre si bagnano di luce e rivelano i punti deboli. Allora, si bagnano di luce. Se si bagnano di luce, facciamo una cosa, che la luce la accendo, non si sa mai, magari è questo il significato, che basta che illumino e si vedono i cose. Ci saranno cose invisibili, avversari invisibili. Cazzo, quelli che cazzo sono, se va sia di qua che di qua. Andiamo un attimo qua. Ok, inculata, no? C'è solo questo. Mi ha visto. Falcetto. Ma che è sta luce? Ah, infatti, vedi, ha la luce. Ah, quindi li devo portare qua alla luce, se no noi, vedi? Vedendo stanno quei figli della mignotta al buio. Vediamo se come dico io che. Sì. Li devo portare alla luce. Vieni. Sì, però è strano. Invece no, è proprio così. Mi deve portare alla luce. Ma cazzo, così però è un problema. Mo quelli li dovrei portare fino là sopra. Ah no, c'è la luce là sotto. Venite, venite. Chi è? C'è qualcuno con un campanello. Ma questi non so. Ah, ma sono i gargoyle allora, sono il problema. Vabbè, se il problema sono dei gargoyle. Va bene. Tanto questi mi seguono. Vediamoci che c'era pure l'altro lato, eh. C'è da raccattare. Genere di soldato. Ok. E niente, non c'è altro. Cazzo! Una trappola di merda. E il bello è che quando vanno alla luce rimangono rincoglioniti e tu c'hai tutto il tempo per farli secchi. Ci apre il ponte levatoio qua. Cazzo. Sì,
Sì, però io ho lasciato una marea di roba sopra. Porca la troia. C'era l'altra strada. Madonna puttana. Si sale pure là sopra, eh. Basta che mi faccio tirare su poi dalla ghigliottina. Bastardo! Pezzo di merda! To cazzo siete! Eh no, è là. Dov'è per andare là sopra? Ah, non c'è la ghigliottina che mi fa salire su? Sono finite le ghigliottine. Ok. O è questo? Colpo solo ed è morto. Là sopra vorrei capire come cazzo si va. Lui voleva salire sulla ghigliottina, ma non c'è. Volevate? Ah, ma qui è dove c'è la po'. E quindi? No. Ah, qua c'è la scala. Mi ritorna su. Ok, comunque raga, mi sa che non gliela famo a fallo, perché mi si interrompe la registrazione. Che Cristo! Ci ha riportato di nuovo su. Ah, siamo su. Siamo su. Oh, cazzo, un altro avversario tosto è questo. In boss, sicuro. Iniziamo. Adesso sta parlando che gli dice iniziamo. Vediamo se è un boss. No. Ah, ma è un'ombra però. E non lo posso toccare. Vencialo sì. E allora che iniziamo? Le palle. Viene alla luce. Vediamo la luce. No. Ci vuole quella luce. E ma porca puttana. E non l'ho capito, io come faccio qua? Mi segui? Eh sì, mi segue. Ma lo devo portare la luce. Di nuovo. Di nuovo tu. Ma questo se ne arriva. No. Ma io non ho strade qua, non so che fare. Oh, mi butto e mi segui. Segue. Eccola, la, sì, vieni, che c'è la luce, vieni.
Vaffanculo, pezzo di merda. Da qualche parte si è aperta una grossa porta. Ah, lui era la chiave. E va bene, raga. E perché mo si interrompe la registrazione, se no? E diciamo che... Mamma mia, guarda Kratos, la faccia piena di sangue. E ci salutiamo qua e riprendo la registrazione subito e poi la carico insieme a questa qua. Facciamo il continuo. Quindi un saluto a tutti e ci si vede alla prossima.